Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di un tema molto speciale, ossia la scheda tecnica dei cicli che allevo, ossia gli pseudotropheus. Io ho soltanto due specie di questi ciclidi e quindi mi limiterò a parlare degli pseudotropheus elongatus panga e degli pseudotropheus crabro. Allora, ma dove vivono originariamente questi ciclidi? Allora, il loro habitat naturale è il lago Malawi, che è un lago che sta in Africa, più esattamente tra lo stato del Malawi, la Tanzania e il Mozambico. Quindi si situa nell'Africa centro-meridionale questo lago. E gli pseudotropheus popolano degli scenari costituiti prettamente da un misto tra rocce e sabbia, e quindi nelle nostre vasche cercheremo il più possibile di ricreare un ambiente consono a questi pesci. Ci sono varie dimensioni a seconda della varietà di pseudotropheus, ma quelli che ho io misurano rispettivamente per l'elongatus panga 11 centimetri, mentre il crabro diventa un po' più grande e arriva, diciamo, intorno ai 14-15 centimetri. Il dimorfismo sessuale è molto evidente, poiché il maschio sarà sempre più grande, più massiccio e più colorato, mentre la femmina rimane sempre più piccola rispetto al maschio. Come comportamento possiamo dire che questi ciclidi, come del resto tutti i ciclidi del mondo, hanno un'aggressività intraspecifica ed extraspecifica molto accentuata. Sicuramente sono pesci che vivono in gruppi, sono, diciamo, pesci gregari, però ecco, appunto, potremo sempre assistere a continue lotte tra i membri del nostro branco di pseudotropheus, che cercano appunto di stabilire quella che è la gerarchia tra di loro. Difatti dovremmo cercare di formare un bel gruppo di questi ciclidi, poiché se facessimo per esempio un gruppo di magari soli 4 o 5 esemplari, potremmo andare incontro a fenomeni del tipo che il maschio più forte si accanisca con tutto se stesso contro i più deboli fino ad ucciderli, o per esempio anche nei confronti delle femmine, perché in questo caso i maschi cercheranno sempre di riprodursi, e questo, diciamo, tutto questo stress, se rivolto verso una sola femmina o comunque verso un numero esiguo di femmine, porterà senz'altro alla morte di queste. Quindi quello che consiglio è di fare un overstocking,
ossia di creare una vasca non troppo grande, in cui, diciamo, una vasca giusta, ecco, che può essere intorno ai 130 litri netti, 150, massimo 200, in cui possiamo mettere circa 7, 8, 9 esemplari, 10 anche, di questi ciclidi. Perché così facendo si smorzerà un po' quella che è l'aggressività intraspecifica e sicuramente potranno vivere meglio anche nelle nostre vasche di casa. E difatti io sono partito con 4 pseudotropheus che ho ricevuto per caso e che poi appunto da quando sono diventati 8 ho notato che la salute generale di tutti i pesci era sicuramente migliore, e specialmente del maschio sottomesso, che sicuramente se fosse andato avanti con soli 4 ciclidi sarebbe morto o comunque avrebbe avuto dei danni. A livello di alimentazione possiamo dire che questi ciclidi sono prettamente vegetariani. Ciò non toglie che non mangiano tutto. Difatti possiamo tranquillamente nutrirli con dei pellet generici per ciclidi e magari integrare con della spirulina o comunque con dei mangimi a base di verdure. Come riproduzione, gli pseudotropheus sono degli incubatori orali, e questo significa che il maschio corteggia la femmina, la stimola fino a portarla a deporre le uova, che successivamente la femmina metterà nella sua bocca e il maschio feconderà queste uova proprio nella bocca della femmina. Diciamo che la gestazione di queste uova va più o meno dai 10 giorni fino ai 15. Dopodiché i piccoli che nasceranno verranno seguiti dalla madre per un certo periodo, per pochi giorni in realtà, finché non raggiungeranno il pieno nuoto libero, e a quel punto le cure parentali cesseranno. E quindi, se vogliamo cercare di portare avanti i piccoli di Pseudotropheus, dovremmo sicuramente dividere gli avanotti dai genitori. Possiamo sicuramente tenere gli Pseudotropheus con altri ciclidi del lago Malawi o del Tanganyika, ma è esclusa la convivenza con pesci più piccoli, quali possono essere sicuramente razze di carascidi o comunque pesci che potrebbero essere facilmente predati. E niente, direi che da questa scheda è tutto. E se vi è piaciuto il video mettete un like e soprattutto iscrivetevi al mio canale, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.